fare. La Lega di Gesù Cristo ha segnalato per la maratona disposta e ben disponibile a cambiare sede all'ultimo momento, perché noi fino a ieri sera, quantomeno fino al pomeriggio, pensavamo di dover giocare a Trieste, poi invece all'ultimo momento la disponibilità del Presidente nei confronti del Cagliari ha fatto sì che insomma si doveva giocare a Cagliari, e giusto così insomma la partita era stata, si doveva giocare a Cagliari, l'unica cosa che cambia è che non ci sarà gente. A noi ci cambia poco. Avete visto magari la concentrazione, perché sembra che magari una partita di metà settimana, questi Beh sì, da quel punto di vista forse può esserci questo tipo, però questo qui, sai, siccome non ci abbiamo grandi riscontri da questo punto di vista, come dicevamo prima, non è che si giocano abitualmente queste partite, quello che sarà lo potremo giudicare solo dopo. Vista che impressione c'è stata dell'ultimo arrivato di Luca? De Luca è un ragazzo molto interessante. Un giocatore furbo, un giocatore rapido, giovane per altre cose, quindi sono convinto che sarà un giocatore che potrà tornare molto utile alla nostra causa, perché, ripeto, era uno dei giovani più interessanti insomma, nel nostro panorama calcistico, per cui siamo molto contenti di avercelo e speriamo che ci possa dare un grosso contributo. È una seconda punta, insomma, è un giocatore molto rapido, è un giocatore che predilige giocare con un attaccante con certe caratteristiche, però l'anno scorso per esempio nel Varese in qualche circostanza ha giocato anche da prima punta, è chiaro che è una prima punta un po' atipica perché non, eventualmente non darebbe grandi riferimenti, perché è un giocatore che comunque si muove, però ripeto, il giocatore ha quelle caratteristiche. Siamo contenti di. È un giocatore che stavamo seguendo da un po' di tempo, siamo riusciti a portarcelo qui e ripeto, sono convinto che ci darà un gran bel contributo. Solo prima si può stare puntato o fare anche l'esterno? Ma adesso lo scopriremo star facendo questo, perché ora io poi lo conoscevo, ma non è che lo conoscevo così approfonditamente. Un conto è averlo tutti i giorni qui a Zingogna e vederlo allenarsi, un conto è guardarlo solo nelle partite che ha giocato nel Varese. Lo scopriremo, per ora secondo me è un giocatore più una seconda punta, un attaccante insomma che si muove molto bene negli spazi, attacca la profondità, quindi è un giocatore che ha queste caratteristiche. L'anno ragazzo Luisi, com'è andato in questa punta del suo stiamo cercando intanto di farlo crescere dal punto di vista atletico, perché Luisi la preparazione non l'ha neanche fatta, insomma, si è allenato il conto suo a casa, quindi può avere qualche problema di natura. Di natura, di condizione fisica, tutto qua. Sta crescendo, Troisi è un altro giocatore molto agile, con una buona tecnica, è anche veloce, faccia molto bene, e lui si può disimpegnare sia da esterno che da seconda punta, anche se secondo me le sue caratteristiche migliori sono le riesce a metterle in evidenza quando parte dall'esterno. Sono rimasti sia che l'altro più deluso e soddisfatto del mercato. Sì, il mercato sono molto soddisfatto perché erano due giocatori che comunque l'anno scorso giocavano qui, sono stati titolari, hanno fatto parte di quella squadra che l'anno scorso ha fatto grandi cose, quindi siamo molto contenti. Da una parte ci dispiace perché insomma erano sulla bocca di tutti e sembrava potessero approdare in dei club importanti, però questo se non è avvenuto è solo perché credo che in questo momento insomma il paese sia un po' in sofferenza e la sofferenza sta in tutti i settori, compreso quello calcistico, basta dare un'occhiata. E quindi niente, siamo rimasti qua, noi siamo contenti, sono due giocatori molto importanti, dovranno trovare anche loro, perché chiaramente lo sapete bene come il discorso sia all'Atalanta, no? Al di là di tutto quello che è stato fatto, ora quello che è stato fatto va riconfermato, però sono due ragazzi molto, molto seri. E sono convinto che non avverrà neanche quel discorso che da qualche parte leggevo riguardo al fatto che il non essere andati via vi possa aver creato delle ripercussioni a livello diciamo così motivazionale, no, di questo sono convinto non accadrà. Sono due ragazzi che si sono sempre allenati molto bene, sanno che adesso dovranno stare qui, perlomeno fino a che non ci saranno ulteriori sviluppi, ma gli ulteriori sviluppi che ci saranno sono ben lontani, se ne parla tra 3 o 4, 5 mesi, quanti sono? A gennaio, quindi. E quindi loro vanno a stare qui, dovranno fare il massimo con lui, lo hanno sempre fatto e sono convinto
questo è il paradiso. Per confermarsi, diciamo, certo, a, soprattutto sulla terra di queste grandi squadre da gennaio, comunque sì, hanno una motivazione magari in più. No, devono averlo, oltre a questo discorso c'è anche il discorso nazionale, ora sono entrati in quel giro, se vogliono mantenere il rapporto, il feeling con la nazionale, devono giocare bene nelle squadre, anzi devono prima meritarsi di giocare nella squadra di Glenn e poi dopo essersi meritato di giocare devono cercare di farlo bene, altrimenti Prandelli è chiaro poi andrà a fare, potrebbe fare altre scelte, quindi ora è tutto nelle loro mani, così come è nelle mani degli altri, quindi perché dicevamo che c'erano anche altri ragazzi che potevano avere un percorso del genere. Dipende tutto da loro, devono meritarsi di giocare e devono giocare bene. Giovedì 25 rispetto alla nostra. Ma no, non cambiamo niente, io ho fatto due squadre miste, cioè queste siete voi che andate a fare formazioni, le spasciate la testa. Non guarda, fidati, io erano due squadre miste fatte in maniera equilibrata, un po' di quelli che avevano giocato, un po' di quelli che non avevano giocato, un po' di quelli che avevano giocato, un po' di quelli che non avevano giocato, nelle due formazioni. Erano due squadre perfettamente equilibrate come minutaggio per cercare di fare una partita più equilibrata possibile. Guarda, sgombratevi il campo. No, perché la formazione di Giovedì non era indicativa di zero, ma fidate di quello che dico io. Infatti ho letto che proprio 0-0-0. Io le formazioni le faccio sempre in maniera equilibrata. Due titolari della settimana prima e due che non avevano giocato di dietro. E sono andato avanti così, che non. Non c'era proprio nessuna intenzione di volere, era una partita mista, anche stamattina ho fatto due squadre miste, faccio sempre squadre miste. Quando si gioca tra di noi in particolar modo, perché cerco di fare due squadre equilibrate, anche dal punto di vista del minutaggio della settimana prima, insomma. Proprio 0-0-0, non c'è nessuna indicazione in quelle due formazioni. Fidate. Quanti cambiamenti però? Ma può darsi neanche uno, Cioè, ma quella che noi abbiamo, cioè, quindi, che noi abbiamo fatto, non so poi per voi che mi pensate, ma noi in generale non sono neanche visti. Per me abbiamo fatto una grande partita, lo dice l'occhio, lo dicono i report, sia fisici che tecnici tra le altre cose, con una grande supremazia in ogni cosa, in ogni settore, per cui l'unica differenza che c'è stata tra noi e l'Alas è che loro hanno fatto gol, e noi no. Però quello è un dato da non sottovalutare, perché poi nel calcio racchiude tutto quello che è il succo, che il gol poi diventa determinante. Ma voi giudicate la partita dal risultato, è il vostro lavoro, è giusto dire queste cose. Io giudico la partita da un'altra cosa. L'Atalanta domenica scorsa ha fatto, a livello di deporte, prendiamo solo quelli fisici, perché quelli tecnici la dicono lunga su come è andata la partita, una delle migliori prestazioni da quando io sono tornato all'Atalanta dal campionato di Serie B. Ecco, per farvi un esempio, la partita con Palermo vinta 1-0 qui in casa, la partita con il Novara vinta 2-1 qui in casa, sono state di gran lunga inferiori alla partita dell'Atalanta di domenica con la Lazio. Solo che quelle hai vinto, hai fatto gol, allora sai, chissà che scenari mi sembra che ci sono. E invece sono state nettamente inferiori. Una partita con l'intensità e la corsa giocata con la Lazio, l'abbiamo fatta noi, simile come partita, con l'Inter e con il Cesena, però quelle partite lì le avevamo affrontate, che non sono andate là, da ottobre, novembre addirittura, questa l'hai fatta il 26 agosto, Cesena addirittura dicembre, esatto, quindi a fine dicembre, questa è la carta il 26 agosto e come volume generale è stata la miglior partita dell'Atalanta da quando io sono ritornato, come volume, quella e come volume abbiamo fatto meglio di tutti, poi ripeto, queste cose sono importanti, ci mancherebbe, perché comunque la squadra sta bene. Poi è normale, c'è qualcuno che al momento non è in una grandissima brillantezza, però io parlo di squadra, parlo come squadra. Come squadra non stiamo andati bene. Se vedi i report tecnici, siamo stati superiori nella supremazia territoriale, nel possesso palla, nell'attacco alla porta, nei cross, in tutto siamo stati, ma credo che sia stata abbastanza chiara la partita. Purtroppo siamo riusciti a fare gol. Al momento, un attimino, stiamo un po' faticando, anche se le occasioni poi le abbiamo create, perché non è che non le abbiamo create per fare le azioni, se noi ce l'abbiamo avute, siamo stati un po' sfortunati, qualche volta siamo stati bravo Marchetti, qualche volta siamo stati noi poco bravi a cercare di fare qualcosa di meglio. E resta la partita, secondo me anche condizionata molto da l'errore arbitrale, perché comunque il gol ne possiamo parlare tutta la vita, ma se l'arbitro rischia munizione su
sul fallo di Mario Mauro. Non voglio neanche parlare del fuorigioco, perché guarda, l'ho rivisto bene, il fuorigioco può essere anche non vedibile, insomma, è una questione di centimetri, e mi voglio mettere nei palli del segnalino, ma il fallo di Mario è clamoroso, reazione, non vinciamo uguale, ma finisce sicuramente 0-0, perché non mi sembra che la Lazio abbia tirato l'altro porta, insomma, la Lazio di difesa. La Lazio non è la squadra, lei è esclusivamente un gestore di panchina, ma è un panchina. No, è un panchina, quando mi metto in panchina è perché sto cercando magari di qualche parla con l'ambasciatore, di trovare situazioni, a volte anche la scaramanzia, perché magari stai in piedi, non succede niente, ti fa mettere tutto, magari cambia, anche per quello, non pensare che non dice niente. Se va sotto, si parla, si cerca di fare qualcosa di diverso, di cambiare qualcosa, si parla, tutto, ma niente. Cagliari, più o meno, la squadra che si conosce. Sì, in questo modo, la squadra dello scorso anno, un innesto nuovo, se sarà confermato, perché è il terzino sinistro, credo. Perché il terzo, insomma, è la squadra dell'anno scorso, una squadra che ha fatto un campionato salvato, insomma, ha fatto un buon campionato, giocatori secondo me molto validi, si conoscono bene, ancora meglio di noi, che giocano insieme da ormai questa squadra qui, che sta insieme da 3 o 4 anni, con questo sistema di gioco, con questi giocatori, quindi è una squadra ben collaudata, per cui sarà una partita veramente. Poi a Cagliari è sempre in campo difficile, cioè, ho sempre trovato delle grandi difficoltà io a giocare a Cagliari, anche se mi è capitato di vincere, ci mancherebbe, però è sempre una partita molto insidiosa, quindi. Sì, sì, è vero anche che Cagliari è arrivato in un momento, insomma, che noi eravamo forse un po' più tranquilli, e poi a livello magari di attenzione, loro invece stavano giocando a Roma delle partite che li poteva far avvicinare alla salvezza in maniera decisiva, che era forse un discorso di motivazione un po' diverso. Però comunque è un campo solitamente molto insidioso. Sottomano, non mi vede bene, no? Sì. Questa settimana però adesso la partita di chi? Non c'è qualcuno che ha fatto. No, noi ce lo siamo, di più possibile. Noi dobbiamo cercare di non farci, come si dice, sfasciare la testa da nulla. Noi dobbiamo proseguire così. L'equilibrio è sempre stato, secondo me, il miglior compagno di viaggio per una squadra. È il miglior compagno di viaggio, perché se uno va dietro a. Noi abbiamo lavorato bene, la squadra si sta allenando bene, la squadra sta in salute, c'hanno voglia. Poi ripeto, poi il calcio a volte giochi, fai una partita schifosa e la vinci. A volte fai una buona partita e non riesci a portare a casa il risultato. Ne capiteranno di partite così, capiteranno partite che non meriteremo di vincere, magari le portiamo a casa. Quindi dobbiamo proseguire, il lavoro alla fine prende sempre, questa squadra lavora molto bene. Questa squadra è una squadra compatta, è una squadra che sa quello che deve fare, conosce bene quali sono le cose da fare, le conosce bene, sanno come dobbiamo giocare, quindi se può perdere pure la partita, però io sono convinto per quello che abbiamo fatto e per quello che andremo a fare, il lavoro alla fine ci premierà sicuramente, quindi dobbiamo solo stare sereni, tranquilli e continuare così. Posso dire una cosa? Abbiamo visto spesso fare cigarini di cigarini. Sì. Una cosa, cioè, che si sono cambiati così, ma quello che noi dobbiamo, non possiamo pensare di avere solo un giocatore che poi va a cercare di iniziare l'azione, altrimenti una volta che ti fanno una marcatura fissa su Cigarini è morto, dopo ne va a risentire tutta la manovra. È chiaro che Cigarini è il nostro giocatore deputato a costruire, questo è poco ma è sicuro. Quando comunque Cigarini è marcato dagli avversari, è messo nelle condizioni di non ricevere palla, è chiaro che l'altro comunque si deve far vedere e deve andare a cercare di almeno di iniziare la manovra. Ma Biondini lo può fare tranquillamente bene, Biondini è un giocatore talmente esperto, è chiaro che le sue caratteristiche sono altre, ma lo può fare tranquillamente. Biondini secondo me domenica ha fatto una partita straordinaria. Lo dico anche, intanto era arrivato a metà settimana. Abbiamo le indicazioni a livello fisico, è stato costruito anche a livello tecnico, uno di quelli che ha giocato più palloni e uno di quelli che ne ha sbagliati di meno. Non dico io, ci sono i dati, quello scritto, è inconfutabile. Va bene?